Tempi brevi ormai per la lettura e la validazione dei tamponi anche al Vittorio Emanuele. La macchina, arrivata nei giorni scorsi dalla Germania, è stata già messa in funzione e sta già analizzando i primi tamponi. Al momento però i risultati, per essere validati, hanno la necessità di essere confrontati con quelli di altri laboratori già attivi nella lettura. Questo confronto, che serve di fatto a tarare i valori della macchina, è già stato avviato nella giornata di oggi, come conferma il direttore sanitario del Vittorio Emanuele, Luciano Fiorella. Se è operativa la macchina da oggi, da quando sarà operativa? Stiamo aspettando praticamente il confronto con gli altri test che stiamo facendo. Quindi diciamo che la macchina è pronta? Potrebbe essere pronta, diciamo, da un momento all'altro, attesi i risultati che dobbiamo confrontare, facciamo i test di confronto naturalmente per validare il percorso. Una volta attiva la macchina potrebbe dare un risultato al tampone nel giro di 6 ore o poco più. Il ciclo dovrebbe essere intorno a 6-8 ore. Il problema però qual è? Perché da noi la macchina è una macchina che fa una prima parte manuale e una seconda parte proprio tecnica. Il problema è che se una volta che si inizia un ciclo, per fare un altro tampone non si può fare se non si completa il precedente. Quindi se diciamo è già partita, arriva un secondo tampone, un secondo, un terzo, quello che è, deve aspettare naturalmente che finisce il ciclo, quindi diciamo che in linea di massima si potrebbe aspettare dalle 6 alle 12 ore. Nel frattempo i tecnici di laboratorio dell'ospedale Gelese hanno terminato il corso di formazione e sono già al lavoro con i tamponi. E hanno terminato e stanno facendo praticamente proprio i test di validazione, quindi stiamo praticamente inserendo dei tamponi per vedere la macchina come ci risponde, ci stiamo confrontando con altri laboratori, con altri due laboratori per la verifica del test.